Buongiorno e pace a tutti quanti voi. Capita sempre più frequentemente di sentirmi dire che noi non dobbiamo giudicare. Quando dico noi, parliamo noi della Chiesa di Cristo. E che dovremmo evitare di denunciare quelle persone che insegnano cose diverse da ciò che la parola di Dio insegna. Ce ne usciamo spesso con frasi che non è dato a noi giudicare, che il giudizio lo deve fare soltanto Dio e tutto il resto. Qui però evidentemente si confondono un po' le cose, manipolando la parola di Dio a proprio uso e consumo, come di solito usano fare coloro che vogliono tirare, come si suol dire, la barca al proprio scalo. È vero che noi non dobbiamo giudicare, ma cosa non dobbiamo giudicare? A noi non è dato di dire, ad esempio, che quel tizio è salvato o quel tizio è condannato. Questo lo sa soltanto Dio e soltanto Dio può emettere un giudizio del genere. Inoltre, come vedremo tra poco, la Bibbia ci insegna a non giudicare le cose che si fanno al di fuori della Chiesa, mentre dovremmo stare attenti e giudicare anche con severità le cose che si fanno nell'ambito della Chiesa di Cristo. Tutti noi sappiamo quello che il Signore ci ha insegnato, e non solo il Signore, poi anche gli Apostoli, di stare attenti ai lupi rapaci che si intrufoleranno nella Chiesa cercando di depredare quante più anime è possibile. Adesso mettiamo un po' da parte il discorso lupi rapaci, eccetera. Di recente ho sentito un fratello, che tra l'altro io stimo, un fratello che diceva che dobbiamo evitare di fare i nomi anche di coloro che, secondo noi, insegnano delle false dottrine. E per avvalorare questa sua tesi cita Efesini 5 dal versetto 11 al versetto 12, il quale dice: non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele, perché è vergognoso perfino il parlare delle cose che costoro fanno di nascosto. Quindi questo fratello asseriva che noi dobbiamo denunciare le opere infruttuose e non coloro che le commettono. Adesso io mi appello alla logica di tutti quanti noi. A cosa serve denunciare le opere infruttuose se poi non denunciamo anche coloro che le commettono, queste opere infruttuose? Mi spiego meglio per farvi un esempio. Ammettiamo che in casa mia entri un ladro e mi rubi tutto quello che di valore io ho. Quando dunque il ladro se ne va, io mi reco in una caserma delle forze dell'ordine e sporgo denuncia per il furto. E dico loro che tutto quello che mi è stato rubato. Al che mi viene chiesto: ma lei ha visto il ladro? E io gli dovrei rispondere: no, non lo so. Che cosa dovrei rispondere secondo voi? Certo che l'ho visto. Questi allora mi chiederanno se lo conosco, e io dirò di sì, lo conosco. Quando poi mi chiedono chi è, io dico: no, non ve lo posso dire. Non posso denunciare il ladro, ma sto denunciando soltanto l'opera infruttuosa che ha commesso. Secondo voi è una cosa logica questa? Cioè io devo denunciare, sì, l'opera commessa, illegale, infruttuosa, quello che sia, ma devo anche denunciare colui che l'ha commessa. Altrimenti le stesse forze dell'ordine accuseranno me di omertà. Adesso mi chiedo: ma nell'ambito della Chiesa dobbiamo anche noi essere omertosi? O dobbiamo denunciare pubblicamente coloro che insegnano false dottrine? Perché il problema non è che fanno del male a se stessi e basta. Queste persone, questi personaggi, insegnano false dottrine per accalappiare quante più anime possibile e portarli verso di loro affinché li possano riempire di gloria, di successo e di decima, di soldi. Non dovrei avvisare i miei fratelli di stare attenti a queste persone? Comunque, vediamo un po' quello che dice la parola di Dio e prendiamo in esame 1 Corinzi 6, dal versetto 1 al versetto 6, e vediamo un po' di capire quello che dice Paolo in questa lettera. Quando qualcuno di voi ha una lite con un altro, ha il coraggio di chiamarli in giudizio davanti agli ingiusti anziché ai santi? Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? Se dunque il mondo è giudicato da voi, siete voi indegni di giudicare delle cose minime? Non sapete che giudicheremo gli angeli?
quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita. Quando dunque avete da giudicare su cose di questa vita, costituite come giudici persone che nella Chiesa non sono tenuti in alcuna considerazione. Dico questo per farvi vergogna. È possibile che non ci sia tra voi neppure una persona saggia capace di pronunciare un giudizio tra un fratello e l'altro? Ma il fratello processa il fratello e lo fa dinanzi agli infedeli. In questo passaggio Paolo non ci sta dicendo di non giudicare, ci sta dicendo di evitare di portare queste cose alla conoscenza degli infedeli, alla conoscenza del mondo. Ma per quanto riguarda nell'ambito della Chiesa, Paolo ci dice che dobbiamo essere in grado di giudicare, perché già il mondo è giudicato per mezzo nostro. Perché è giudicato? Perché noi siamo i cristiani, coloro che dichiarano la salvezza per mezzo del Signore Gesù Cristo, ma una volta che il mondo non l'accetta è già giudicato ed è anche condannato, dice Gesù. Quelli di dentro però dobbiamo essere in grado di poterli giudicare, e li dobbiamo giudicare ovviamente alla luce della parola di Dio. Ma la parola ci insegna a fare anche i nomi o soltanto, come dice questo fratello e qualcun altro insieme a lui, dobbiamo soltanto giudicare le opere infruttuose di questa persona? Perché a sentir loro la Bibbia ci insegna a non fare nomi. Ma io vi dico che non è così, e la Bibbia ce lo insegna. Adesso vediamo qualche passaggio biblico in merito a questo. Uno dei tanti esempi lo troviamo in Marco 6, dal versetto 18 in modo particolare, dove si parla del Giovanni il Battista, il quale accusava direttamente Erode, faceva nome e cognome. Erode era il re a quell'epoca e Giovanni si prese il lusso di fare il suo nome, accusandolo di aver sposato la moglie di suo fratello e che questo non era lecito. Quindi gli diceva chiaramente di chi si trattava. Ma facciamo un salto avanti, andiamo nelle epistole. La maggior parte di noi che legge la Bibbia conosciamo la storia di Saffira e Anania, i quali, mentendo allo Spirito Santo, purtroppo si addossarono una maledizione. La parola ci insegna che Saffira e Anania mentirono allo Spirito Santo e per questo motivo, purtroppo, persero la vita tutte e due. Saffira e Anania, nomi e cognomi se vogliamo. Ma non finisce qui. Vediamo un po' cosa ci insegna Paolo in Timoteo, alla seconda lettera di Timoteo, dai versetti 16 al 18. Diceva Paolo a Timoteo: ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che li fanno avanzano sempre più nell'impietà e la loro parola andrà rodendo come la cancrena. Tra questi ci sono Imeneo e Fileto, nome e cognome, uomini che hanno deviato dalla verità dicendo che la resurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni. Quindi in questo passaggio si fanno i nomi e si dice anche il perché. Una motivazione è prettamente spirituale, perché sovvertono la fede di alcuni, Imeneo e Fileto, secondo Timoteo 2, 16, 18. Più avanti, sempre in Timoteo, secondo Timoteo, sempre Paolo dice, parlando di Alessandro: Alessandro di Damaio mi ha procurato molti mali, il Signore gli renderà secondo le sue opere. Quindi fa il nome e specifica anche di chi sta parlando, così che non ci siano dubbi di a chi si sta rivolgendo. Sempre in Timoteo, nella prima lettera a Timoteo 1, versetto 20, tra l'altro, leggiamo ancora Paolo che dice: tra questi ci sono Imeneo e Alessandro, che ho consegnato a Satana affinché imparino a non bestemmiare. Quindi ancora una volta vediamo che Paolo fa i nomi di coloro che si comportano empiamente o che seducono la fede di molti. Adesso io mi chiedo: ma io devo essere omertoso nelle cose spirituali che riguardano il Signore, o devo essere la sentinella che descrive Ezechiele al capitolo 33?
Perché se devo essere una sentinella, io non solo denuncio le opere infruttuose, ma denuncio anche coloro che le commettono a discapito dei fedeli genuini della Chiesa, di fedeli semplici che hanno bisogno di avere una guida sicura, sincera e coerente con la parola di Dio. Non posso stare zitto quando sento lupi rapaci che proclamano un Evangelo tutto creato da loro, tutto montato da loro, del quale la Bibbia non parla. Addirittura persone che si dicono apostoli e profeti, i quali affermano che la parola di Dio oggi non ha più nessun valore perché Dio parla direttamente a loro ed è quella la parola di Dio che noi dovremmo ascoltare. Allora ditemi se questi non sono lupi rapaci e falsi profeti. Sì, lo sono. E come nei precedenti video, e non solo miei, ma neanche di altri fratelli che si ergono a sentinelle nella casa del Signore, io continuerò a denunciare questi falsi profeti e falsi apostoli, perché questi stanno depredando la Chiesa e stanno allontanando dalla salvezza anime sensibili, anime sincere, anime che vorrebbero conoscere veramente il Signore e che loro invece stanno attirando a sé per la loro fame di successo e per la sete di guadagno. Fratelli, sorelle, se anche voi sentite in cuore questa responsabilità davanti a Dio per la sua Chiesa, non esitate a denunciare, a fare nomi e cognomi di coloro che insegnano false dottrine a discapito dell'Evangelo e della croce di Cristo. Detto questo, io dico a tutti voi che fate parte della Chiesa di Cristo: non abbiate alcun timore di denunciare le opere infruttuose e anche quelli che le commettono, laddove queste opere coinvolgono la Chiesa di Cristo. I loro fatti personali a noi non interessano. Quello che fanno nel loro privato a noi non interessa, ma quello che fanno nella Chiesa deve essere denunciato, deve essere portato alla conoscenza di coloro che fanno parte della Chiesa di Cristo, per evitare di essere truffati da questa gente senza scrupoli, perché così vogliono essere chiamati, è l'unico modo per poterli chiamare, perché se non sentono la responsabilità davanti a Dio di quello che stanno facendo nella Chiesa di Dio, allora è gente senza scrupoli. Perciò, fratelli, occhi aperti e continuiamo a denunciare. Noi non siamo per l'omertà spirituale. Noi siamo per la chiarezza e la trasparenza, anche il confronto, se vogliamo, con la parola di Dio, ma sempre nell'ambito di quanto la Bibbia insegna. Che Dio vi benedica.